Il vostro presidio continuo, ancora davvero molto partecipato. Sì, speriamo sia sempre così battuto come fino ad ora è. Dopo Roma e Sanremo, la mucca Ercolina è arrivata anche al presidio degli agricoltori a Farniole, rimasto sempre attivo. Più volte il carosello di trattori in questi giorni ha bloccato il casello di Bettolle. 10 persone, 8 sono con noi e lo abbiamo visto sia qui che andando a Roma. Tutti i giorni arrivavano cittadini con dolci, pranzo pronto per noi, cena, hanno portato di tutto, pizze da bere e giù a Roma uguale. Quindi ecco, questa è una solidarietà che non ci aspettavamo. Dopo un primo confronto con il governo, Riscatto Agricolo e il movimento che ha organizzato la protesta e che rimane apolitico, è più convinto che mai a portare sui tavoli istituzionali le ragioni degli agricoltori. Vogliamo ricordare le ragioni delle vostre proteste e alcune anche precisarle, perché insomma voi avete dei mezzi nuovi, belli, ma che non significa che, tra virgolette, insomma, vi si può fare i conti in tasca. No, i mezzi, la maggior parte sono delle banche, non sono nostri. Le ragioni sono quelle che sappiamo tutti, i prezzi dei cereali, a noi più che altro sarebbe quello, alzassero i prezzi dei cereali, penso l'80% dei problemi sarebbe risolto, perché se mi alzano il prezzo del cereale, mi pagano come dovrebbe essere pagato per la qualità che abbiamo, io riesco a pagare anche il gasolio a 90 centesimi, e riesco a pagare l'IRPEF sui terreni. La prima cosa che noi cercheremo di fare è non farci strumentalizzare dalla politica. Assolutamente. E, la cosa ha avuto successo, quindi ci saranno sicuramente, ci sono state persone che cercheranno di cavalcare l'onda e tutt'oggi toccherà stare sempre attenti, ma per ora ci siamo e la politica la lasciamo fuori. La politica cerchiamo di farla noi dentro con il lavoro che sappiamo e che facciamo tutti i giorni da una vita e da generazioni e non vogliamo buttare all'aria quello che ci hanno tramandato i nostri nonni e le nostre avi, la bandiera italiana, giustamente. Va bene. Mucchina.